Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova tappa del Rapunzio Magico di Davide Ferrante. Ma prima di iniziare io inviterei qui il signor sindaco D'Onofrio Camillo per i saluti. Buonasera, buonasera a tutti. Mi fa piacere perché comunque temevo che ci fossero meno presenze e invece anche questa sera tutto sommato abbiamo un pubblico che è comunque interessato sicuramente. Io devo fare dei ringraziamenti in primis al dottor De Vitis che ha curato un po', come dice sindaco, questa rassegna sia del giallo di mercoledì scorso che di questa sera. Devo ringraziare l'amministrazione comunale che comunque mi è sempre vicino, mi supporta, devo ringraziare la Protezione Civile che è sempre stata presente in queste sere e questa serata conclude un po' il ciclo estivo di questa estate farese, una estate farese come avete potuto vedere molto anomala, non un po' anomala, ma sapete che la conseguenza di questa è stata questo momento, diciamo, particolare che stiamo vivendo. E tutto sommato io dico che è giusto anche che abbiamo stravolto un po' il programma che ogni anno riproponiamo allo stesso modo, in maniera che qualcuno si potrà anche chiedere del perché nel 2020 è stata fatta un'estate parese anomala. Nel 2020 c'è stato un problema serissimo che è quello del coronavirus. Colgo sempre l'occasione per invitare a rispettare le norme di convivenza. E la sera di questa sera il dottor Solfanelli, devo ringraziare assolutamente, che ha proposto la serata del giallo di mercoledì scorso e credo che abbia avuto anche un buon successo, ma poi ha recepito anche diciamo, l'invito nostro dell'amministrazione a organizzare anche questa serata che è riferita all'Abruzzo magico, un Abruzzo raccontato dai nostri nonni e raccontato da anche scrittori famosi come Gennaro Finamore, il quale sottolinea anche la rarità dei racconti nella parte del sud dell'Italia. Quindi diciamo, io sono curioso di sapere questa sera che cosa ci proponete, anche per ricordare un po' quelle storie che venivano raccontate vicino al focolare quando eravamo bambini. Noi della nostra età abbiamo avuto la fortuna di passare dei momenti con i nostri nonni che ci terrorizzavano a volte con dei racconti che quando andavamo a dormire sentivamo le pantafiche e le streghe che stavano per arrivare sotto le lenzuole, poi non sono mai arrivate, però magari comunque ci faceva così fantastico. Io non ho altro da dire, ringrazio tutti gli organizzatori che onestamente neanche conosco e godiamoci la serata. Non mi piacerebbe se il dottor De Vitis dicesse due parole, magari le dice alla fine, non c'è perché te le merita. Grazie a tutti e godiamoci la serata. Dietro la casa candida. To, to, to.
L'eco della mia vita rimbomba tra quegli alberi, ma non so cosa preannuncia. Forse è solo il vento. Mi capita ancora di sentirmi osservare dai piccoli occhi del mazzamurello, da quel folletto con il cappello a punta rosso come il sangue e un bastone in mano che si nasconde nell'erba dei ricirchi. Quel folletto che è il tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti, che annuncia eventi buoni e cattivi e il passaggio di un guerriero. Dentro questa casa candida, davanti al boschetto di querce, accanto alla quale ho visto fotografata mia madre bimba e in abito da sposa, e dove ho vissuto i miei nonni, conservo la mia infanzia e la valigetta azzurra con i bordi e la chiusura in metallo, che ora è aperta. To, to, to. Io vi sento ancora. Quello che avete appena ascoltato è uno dei passaggi del libro che è scritto, il pezzo scritto da David Ferrante. Ma chi è David Ferrante? David Ferrante è un sociologo e saggista, dottore di ricerca di scienze sociali e divulgatore della cultura popolare abruzzese. Nasce quindi con la pubblicazione di numerosi saggi, ma l'amore per la sua terra d'Abruzzo lo porterà alla ricerca e alla riscoperta di quelle che sono le tradizioni, le superstizioni, i miti e le leggende che ci sono state tramandate oralmente dai nostri nonni. E da qui l'idea di mettere queste storie per iscritto, affinché non si perdano nel tempo. L'Abruzzo Magico si compone al momento di tre pubblicazioni: San Giovanni Battista nella cultura popolare abruzzese, Tradizioni, Riti e Sortileggi del 24 giugno, e dalle due antologie, La Miglia, Storie di streghe d'Abruzzo, e Fate, Pandate e Mazzamurelli, Storie, Mite, Superstizioni e Leggende d'Abruzzo, di cui David Ferrante, oltre a essere uno degli scrittori, ne è anche l'ideatore e curatore. Tutti i libri sono editi dalla casa editrice Tabula Alfa. E da questi attimi con i nonni che nasce l'Abruzzo Magico di David Ferrante. Nelle lunghe sere d'inverno, intorno al focolare, si ascoltava. Erano storie che provenivano dal passato, impastate di pietre di montagna e acqua gelida di fiume trasportate dal vento. Attraverso la narrazione, il popolo ha tramandato il proprio semplice sapere alle generazioni. L'Abruzzo Magico vuole continuare la tradizione di quel racconto per ricordare i miti, le leggende e la cultura magica di una terra, tramandare e far conoscere quell'Abruzzo Magico che non deve scomparire, ma custodire i nostri nonni. Il narratore si siede davanti al camino degli antenati per ascoltare ciò che hanno conservato per secoli, per poi riproporre una storia vissuta attraverso le parole da loro sussurrate e oramai lontane. Il narratore diventa coprotagonista del racconto. Il narratore rilegge queste storie e le parole diventano il vento che continua ad accarezzare le foglie di un antico bosco. L'Arcundeve l'Antignon Nasè. Ed ora, buon viaggio nell'Abruzzo Magico con David Ferrante. Agnese Pavone è una Instagrammer, cioè una persona che propone libri su Instagram e ha circa 29 follower, quindi credo che sia una delle più popolari d'Italia. Mila. Cosa? Mila. 29.000 follower, quindi è una delle più popolari d'Abruzzo. Quindi ringrazio di avermi presentato. Allora, l'Abruzzo Magico. Cos'è l'Abruzzo Magico? Prima stavo parlando con una signora in una parte che non volevo dire, ma dico lo stesso perché tanto va sempre bene. Perché l'Abruzzo Magico? L'idea è molto semplice. Io vi chiedo di partire da casa vostra. Sicuramente a casa vostra c'era un'anziana, una persona che diceva una malocchia, quasi sicuramente. Quindi quella persona era praticamente una fattucchiera domestica, cioè conosceva una ritualistica che univa il sacro al profano per far sì che potesse togliere alcuni mali, quindi il mal di testa, la debolezza e qualche altra cosa. Quindi già in casa avevate una strega domestica.
Poi se andate un po' più oltre all'uscio di casa vostra c'era una magara. Sicuramente in qualsiasi paese c'era una magara, cioè una donna che riusciva in un modo o in un altro a guarire e a fare cose, dalle erbe alla manipolazione, all'Ubrev. Conoscete l'Ubrev? Cos'è? L'Ubrev è un sacchettino con dentro qualsiasi cosa, che può essere semplice sale, anche la tonaca di qualche beato rubata, di qualche frate, qualche erba, comunque simbolicamente era qualcosa che ti allontanava il male, ti proteggeva il male. Quindi diciamo che la strega in casa, la strega fuori, fuori l'uscio di casa, però se andate un po' a leggere e un po' a studiare la storia dell'Abruzzo, vediamo che secoli prima di Cristo i Marsi e Peligni adoravano la Dea Egizia. Chi era la Dea Egizia? La Dea Egizia era la strega per antonomasia, cioè era colei che conosceva le erbe, colei che riusciva a togliere il veleno dei serpenti, a fermarli, riusciva anche ad avere la luna, di far avvicinare, far allontanare, di far influire sulla vegetazione, sulla natura. Era Egizia questa, era la Dea dei Marsi e dei Peligni soprattutto, ma del popolo italico. E cosa ha fatto questa dea? Semplicemente ha insegnato agli abruzzesi, ai Marsi e ai Peligni in primis, a usare queste tecniche, quindi a fermare i serpenti soprattutto, a togliere il veleno, a non renderli più velenosi, a usare le erbe, a fare fatture e via dicendo. Se leggete qualche libro antico da Ovidio in poi, vi accorgerete che parlano dei Marsi e dei Peligni come personaggi, popoli pericolosissimi. I romani temevano i Marsi e temevano pure i Peligni. Temevano i Marsi perché erano dei guerrieri formidabili, quindi è meglio avere a fianco il Marso che averlo contro. I romani lo sapevano. Ma se leggete bene, parlano di negne, di magie. Erano fattucchieri, i Marsi e i Peligni erano dei pericolosissimi fattucchieri. Quindi la storia abruzzese parte da qui. La stregheria abruzzese parte da secoli avanti Cristo, quindi vi faccio il viaggio al contrario, secoli avanti Cristo, la magara, la nonna fattucchiera. Quindi il popolo abruzzese è un popolo di stregoni, da sempre. Quindi potevamo perdere tutta questa cultura magica perché non se ne parla più, perché non è bello parlare di malocchi, oddio, ancora un malocchio di due tuoi, o altre cose. No, invece ne parliamo, lo scriviamo e andiamo avanti e facendo conoscere anche ad altre persone. Poi questa cultura magica abruzzese secondo me non si è mai fermata, perché sia le nonne fino a qualche giorno fa dicevano il malocchio, le magare fino a qualche 10-20 anni fa c'erano. Però questa cultura popolare si è diffusa con i pastori in tutta Italia. In America si è iniziato a parlare di stregheria abruzzese. La stregheria cos'è? Semplicemente usare il sacro e unirlo al profano, alla magia. Cioè io uso ciò che è sacro, lo utilizzo per fare magia. Già il malocchio cosa dice? Vuole fare magia, cioè vuole creare, canalizzare il potere della natura per togliere un male, ma questa è magia, cioè utilizzare la natura, utilizzare un'energia per ottenere un qualcosa, però usa la religione, quindi prega la Madonna, la Trinità, affinché ci aiuti a togliere, a scacciare l'invidia e il malocchio. Questa è la stregheria abruzzese, quindi per questo c'è questo amore mio che nasce, come diceva Agnese, dai miei nonni, cioè i miei nonni mi appuntavano di Mazzamorena e di Pandafoca. Io non volevo perdere questa cultura e volevo raccontarla ancora. Poi studiando, come ho detto, ho scoperto che il popolo abruzzese è un popolo di stregoni, quindi questa cultura doveva essere tramandata e custodita. E abbiamo scelto, come diceva anche Agnese, la narrazione, perché tutta quella storia di Mazzamorelle, dei Fantafiche e tutti, venivano raccontati oralmente. Non è una cultura scritta, c'è un manuale delle Pandafoche, era una cultura orale, cioè non ne raccontavano. Quindi l'idea è quella che ci sia un narratore, che sono loro, che raccontano nuovamente quelle storie. Ciò che significa? Che la storia è vera, il Mazzamorello è vero, la Pandafaca è vera, ma poi c'è il narratore che diventa coprotagonista della storia, come il nostro nonno.
L'ospite mio nonno mi raccontava di Mazza Morella, ovvio che ci metteva lo stesso, raccontava i fatti come pareva lui, e raccontava una storia con come voleva lui. Quindi anche loro subentrano in questo ruolo, raccontando anche fatti storici veri, con la loro bravura, facendo sì che questa cultura venga narrata con un verosimile, venga resa più piacevole, e quindi raccontarla un'altra volta, narrandola. Questa volta la scriviamo, perché possiamo fare più narrazione orale, e la scriviamo. Questo è l'inizio dell'Abruzzo Magico, che nasce con San Giovanni Battista nella cultura popolare abruzzese. Voi sapete tutto ciò che è successo a Giovanni Battista, al comparaggio, al rumare a fiore, al sole che si lava la faccia, che si tuffa, le erbe diventano potentissime, tutte, però il principio base, la notte di San Giovanni, che è la notte delle streghe. Adesso non vi dico perché stiamo parlando di altri libri. E vi voglio raccontare un fatto, che anche in Abruzzo c'è stata l'Inquisizione. Anche in Abruzzo sono stati accesi dei roghi per uccidere delle streghe. Vi voglio raccontare solo una storia, perché tutto quello che facciamo, tutta la nostra scelta è la narrazione, quindi non vi proponiamo il tipo dicendo ho scritto un libro, lo raccontiamo, e io vi voglio raccontare una di queste storie. Ho scelto quella che secondo me è più nota, più facilmente rintracciabile, e ve la racconto, però vi ricordo, io sono il narratore, i fatti sono veri, il contorno, le storie in particolare, li decido io, o nel caso nostro, la narratrice che ha raccontato questo fatto. C'è una bambina che nasce a Campi, si chiama Ernestina di Pompeo. Il padre, che era un pescatore, non riusciva più a vivere quei pochi soldi, e la famiglia decise, ma sente bene, ripompa, sente bene? Lascio, così va bene, almeno così. No, decise che a Campi non si riusciva più a vivere, doveva trasferirsi, secondo lui, una città un po' più grande, dove era possibile trovare più soldi, avere più possibilità di sopravvivere, e andò a Giulianova. A Giulianova c'era anche la zia di Ernestina, che si chiamava Berenice. Berenice era un'esperta di erbe e insegnò alla nipote ad utilizzarle, quindi insegnò che quell'erba poteva servire per togliere il mal di testa, quell'erba poteva servire per togliere un dolorino, e comunque molte streghe si occupavano anche dei parti, e insegnò quindi alla nipote a far partorire le donne, ma anche ad abortire, a farle abortire. Quindi con questa fase inizia Ernestina a diventare a tutti i fatti una strega. Di questa Ernestina si sa ben poco, quindi io vi dico che verosimilmente la ricorderanno tutti, la conoscevo tutti a Giulianova in quel periodo, perché se avevi un mal di testa andavi sicuramente, andavi ad Ernestina e dicevi: Ernestina, ho il mal di testa, e lei con le mani o con un'erba riusciva a fartelo togliere. Probabilmente qualche bambino aveva qualche problema e Ernestina veniva chiamata ad intervenire, chiamata sicuramente con molti parti, ma sicuramente, come molte storie di molte streghe, ebbe a che fare con un signorotto o qualcuno potente del paese. È una storia quasi ripetuta questa. Quando è a che fare con un signorotto che pretende che tu la faccia guarire, succede un fatto strano. Sono anche molte streghe che sono state accusate di stregoneria dalla madre del parroco che non ha curato. Quindi il parroco chiama la strega. In questo caso potevamo supporre che un signorotto di paese abbia prima chiamato il medico, il più importante medico della zona, che non è potuto intervenire, non sapendo come intervenire su quel problema. Sicuramente avrà chiamato anche il cardinale dicendo: ti faccio un regalo, prega per me affinché ci sia un miracolo. Il miracolo non avvenne. Cosa si fa a questo punto? Anche il prete, anche il signorotto chiama la strega e chiama Ernestina. Ernestina si va a questa persona e, sempre dicendo: io non posso farti niente, non sono un medico, però sappi che non posso intervenire, perché ciò che ti è accaduto a te ti porterà alla morte, quindi io non posso fare niente. Ma detto da un medico è una cosa, detto da una donna e da una strega, come osa questa strega dire che non mi può guarire? Quindi pensate alla reazione della famiglia contro questa strega che ha osato non guarire questa persona. Quando parlo di streghe,
poi parlano più loro, come streghe non parlo più io. Quando si parla di streghe, a me affascina della strega, che non è quella che si pensa sempre, come la vedo io, quella che si pensa adesso è un imbroglione, una ciarlatana che fa quello e fa quell'altro, fa le cose così con i pendolini, le fatture a morte. No, se ci pensate, la strega ha un'origine molto precedente alla religione. Come dicevo prima, la magia è ciò che prevede di utilizzare le forze della natura le proprie esigenze, cioè risolvere un proprio bisogno utilizzando la natura. Le streghe erano queste, erano coloro che conoscevano il modo di risolvere un problema, che poteva essere un'erba, e l'erba lo usiamo ancora tutt'oggi, poteva essere la manipolazione si usa ancora, adesso hanno nuovi scientifici, nuovi tecnici, ma c'è la manipolazione delle ossa, della pelle, dei tendini. Oppure, come dico sempre, secondo me la strega, la caratteristica principale della strega è l'empatia. Cioè, già se sei empatica, sei una grandissima strega. Mettete a questo il carisma personale, è quello ciò che io vedo come strega, cioè la visione romantica della strega. Ma voi pensate che prima era questo, cioè io intervengo sulla natura perché è un problema, e l'unico modo qual è? Quello di simpatia, cioè fare un rito simpatico, cioè uso il fuoco per avere il sole, ad esempio, e altre ritualistiche che dicevo prima, le erbe e via dicendo. Questa per me è la strega. Infatti, se ci pensate, se parliamo in Italia di strega, andiamo a finire a Strix, cioè questo rapace che rubava i bambini, succhiava il sangue. Però se usiamo altri termini di altre lingue, come ad esempio sorcier in francese significa sortilega, cioè colei che sa leggere le sorti, sa fare qualcosa in più degli altri. Gli altri termini, diciamo wizard, witch, exe e altre, hanno come etimologia quello saggio, cioè la strega è il saggio, è la saggia, cioè chi sa qualcosa in più. Questa per me è la strega. Torniamo a Ernestina. Ernestina era una strega, conosceva le erbe, sapeva far partorire, sapeva far abortire, però caratteristica di molte streghe di quel periodo, che si avvicinavano alla persona, sussurravano delle parole, toccavano, spesso quelle parole che sussurravano erano le parole che avevano sentito in chiesa, erano frasi latine che loro ripetevano, come torna la stregheria, cioè io uso il sacro per fare una magia. Questo erano le streghe, quello che sapevano fare le streghe erano questo. Probabilmente quella signorotta, lui non riuscì a guarirla. E comincia i problemi di Ernestina. Fu accusata di stregoneria. Il cardinale la chiamò e gli disse che tutti parlavano di lei come una malissima femmina, di poco di buono, e che faceva pure fatture, era pure una strega. Ovviamente fu torturata, ovviamente non confessò mai. Molte streghe non confessano, molte streghe non pregano Satana, ma pregano Dio e la Madonna, implorano Dio e la Madonna. Fu torturata, non parlò. Cosa ancora più brutta, che le streghe piangono, e la strega non deve piangere, non può piangere. Ernestina pianse, ma fu comunque accusata di stregoneria e fu accusata di andare a rogo. E questo non è niente. Sta di fatto che Ernestina era una donna di malissima fede, perché come molte streghe aveva un figlio di cui non rivelò mai il padre, e il padre ovviamente fuggì. In quel periodo in cui fu condannata per stregoneria, Ernestina aveva una figlia piccolissima, di pochi mesi, che si chiamava Francesca. Il fato o il male volle che questa bambina soffrisse di epilessie infantili. E ora vi immaginate nel 600 una bambina piccola che si cade per terra, comincia ad avere gli occhi ribaltati dietro e comincia a muoversi in modo senza una logica e avere la bava alla bocca. Cos'ha questa bambina? È posseduta dal demonio. Francesca fu accusata di stregoneria e condannata a rogo. Qui entra un'altra volta il narratore e ci siamo chiesti, più che altro per una specie di passione verso di dare una forma di amore verso l'essere umano, verso la comunità, ci siamo detti che sicuramente Berenice, la zia, fece arrivare a Ernestina una fialetta con latte, miele e un'erba che loro conoscevano, Ernestina anche conosceva, affinché questo dolore del rogo
non fosse così forte. Noi siamo immaginati Ernestina che prende questa fialetta, la fa prendere a Francesca che muore, la prende lei e si lascia trascinare dal boia fino al rogo in braccio alla bambina. Io voglio che vada a immaginare cosa può essere arsi vivi. Quindi abbia dato pietà all'essere umano pensando che Berenice abbia permesso a Francesca e a Ernestina di morire qualche secondo prima del rogo. Questa storia l'ho raccontata, era il 1619, Ernestina aveva 21 anni e Francesca pochissimi mesi. Questa è la stregoneria, queste sono le streghe accusate. Adesso di streghe ce l'abbiamo, il libro che parla di streghe si chiama La media storia di streghe d'Abruzzo. Dei narratori sono 17, ne abbiamo soltanto una rossa strega abbiamo, che è Anna Maria Piertomenico. Anna Maria Piertomenico ha avuto un compito stranissimo, perché non so se riesce a gestire, sono mezzo pazzo. Vero, confermo. E sono anche un rompi. Tutte le streghe messe nella media per scelta editoriale sono tutte donne, che se parliamo di streghe, vi ho detto, parliamo tutte di streghe. Quindi ci sono streghe di ogni genere, sono streghe mitologiche, streghe fiabe, ma ci sono le streghe dell'Inquisizione, ci sono anche le magare. Quindi c'è un po' di tutta la fascia delle streghe. A lei gli ho detto, io ho una storia di una strega, sempre dell'Inquisizione, che si chiama La Gatta. Però, ha detto Anna Maria, Anna Gatta è un uomo, però il libro è di donne, che facciamo? E lei ha scritto La Gatta. Buonasera a tutti, innanzitutto, quando David mi ha chiamato così all'appello per raccontare storie di streghe, sono corsa, non solo perché avendo i capelli rossi mi sono sentita già subito affine così all'argomento, ma perché la storia è una delle mie grandi passioni, tant'è che anche al di là della partecipazione alla media mi sono dedicata al romanzo storico. E ovviamente David mi ha fatto un po' questo sgambetto di dirmi: questa è una storia di streghe, una storia di donne, e tu devi parlare della gatta. Io ovviamente lì per lì ho ipotizzato che fosse il soprannome di una donna, e invece no. La gatta si chiamava Giuseppe di Rocco. Giuseppe di Rocco viveva tra Ortona e Lanciano alla fine del 1600. La sua storia presenta alcune affinità con quella di Ernestina, ma anche delle enormi differenze. Le differenze fondamentali, in realtà, per quella che è stata poi la vicenda di Giuseppe di Rocco e quella di Ernestina, sono due. Ci spostiamo di alcuni decenni in avanti rispetto alla storia di Ernestina, quando in Abruzzo il potere dell'Inquisizione era nella sua fase calante. Seconda differenza, Giuseppe la Gatta era un uomo. Condannare a rogo un uomo era molto più complicato. La storia di Giuseppe, più che una storia di streghe, l'ho sempre definita una storia di umane miserie. Una storia che ci mostra le bassezze, la meschinità, l'ammidia nel senso stretto del termine, perché Giuseppe, che probabilmente era un uomo rancoroso, sicuramente molto meschino da quello che ci dicono le cronache, perché ovviamente ogni informazione storica poi è ripresa dagli atti processuali, tuttavia certamente non era uno stregone, ma un po' con la sua arroganza, un po' dicendo le cose sbagliate alle persone sbagliate, venne denunciato. Due donne andarono per l'appunto alla curia di Lanciano e dichiararono che Giuseppe di Rocco faceva i sabba a Villa Caldari. Scattò immediatamente, ovviamente, l'indagine. In cosa consistette la prova più greve contro Giuseppe? David prima ci ha parlato del breve. Il breve era un sacchetto in cui si potevano mettere chicchi di riso, chicchi di grano, che si portava sul petto, si dava spesso anche ai neonati per proteggerli dagli spiriti maligni. Ma Giuseppe di Rocco venne trovato con un breve che era invece portato dietro la schiena. Una blasfemia
che andava così a rendere però più difficile la sua posizione. Quindi Giuseppe Di Rocco venne arrestato e da qui partì un processo che in realtà fu una sequela di dichiarazioni, contraddizioni, anche dello stesso Giuseppe, che alle volte confessava, alle volte invece ritrattava, e ad un certo punto così tirò fuori un asso nella manica, nominando la strega che secondo lui lo aveva iniziato alla stregoneria. Caterina che lui appella in una maniera molto volgare, che io mi rifiuto di ripetere. La puttana di Roma. Grazie, Davide. Quando vuoi chiamami. Diciamo, io l'avrei anche evitato, però lo signora. Questa Caterina che lui chiama in ballo, in realtà è un'entità abbastanza così eterea in qualche modo, perché è un personaggio che non viene mai trovato, un personaggio che non partecipa mai in nessun modo, ma che è un capro espiatorio perfetto, la strega che lo ha iniziato. Noi di Caterina non sappiamo niente, al contrario della storia di Giuseppe, però come diceva David, poi a un certo punto, dove non c'è la storia, entra in ballo la fantasia del narratore. Quindi ho cercato di creare una figura che fosse tragica, disperata, una donna che veramente rivelò delle formule magiche a Giuseppe, ma perché non aveva da mangiare. Era una truffatrice in un certo senso, non una strega, ma un po' come anche Giuseppe, che era un fanfarone che si vantava di poter far morire una donna all'impiedi, come diceva lui, insomma, gli bastava uno sguardo da quello che dichiarava per far morire una donna, e queste sue dichiarazioni ovviamente andarono a buttare benzina sul fuoco. Nel racconto, in realtà, sta a chi lo legge scoprire e interpretare di chi sono le colpe. Io non ho visto né colpevoli né innocenti in questa storia, ho visto solo una grande meschinità, una grande cattiveria, un odio. Sicuramente Giuseppe Di Rocco si era attirato delle inimicizie, ma dalle inimicizie al far morire qualcuno sul rogo poi ce ne passa. Quindi, come spesso accade nelle storie umane, non ne esce nessuno veramente, veramente pulito. Ovviamente ci sarà un processo di cui ovviamente non vi dico l'esito, se no Davide mi corre dietro con una mazza, e l'editore pure. E in questa storia, comunque, come dicevo, più che una storia di streghe, è una storia di umanità, di povertà, una storia veramente di guerra tra poveri, in cui la stregoneria è solo una scusa e un modo per fare del male, perché noi esseri umani poi, quando si tratta di trovare modi di farci del male l'uno con l'altro, abbiamo una fantasia sterminata, e d'altronde abbiamo inventato per l'appunto i roghi e non solo quelli. Quindi Giuseppe è un simbolo in un certo senso, insieme ad altri personaggi che poi sono nel racconto, di quanto possiamo diventare bestiali l'uno con l'altro e di quanto non pensiamo magari a quanto possono essere gravi le conseguenze di determinate dichiarazioni. Quindi lui sì, è stato una strega anomala rispetto alle altre, però sono stata molto felice di raccontare la sua storia. Maria, Anna Maria, due cose vorrei dire. Tutto perché il titolo del libro si chiama La Miglia, sia perché si parla della miglia, cioè del malocchio e della miglia, sia perché l'invidia, se ci pensate, è il filo conduttore. Le nonne toglievano gli effetti dell'invidia, i roghi spesso erano accesi dall'invidia e via discorrendo. E poi un'altra cosa, i roghi adesso hanno altri nomi, ma i roghi ci sono sempre, come diceva lei, la cattiveria umana c'è sempre, pronta ad accendere un rogo verso qualcuno. Adesso saltiamo a un'altra parte dell'Abruzzo magico, la parte dei miti e delle leggende. Adesso abbiamo visto le streghe, adesso vediamo le leggende, i miti. Agnese prima ha letto un pezzo del mio racconto che è dedicato ai Mazzamurelli. Sapete cosa sono i Mazzamurelli? Sapete cosa sono i Mazzamurelli? Conoscete? Su per giù. Mazzamurelli hanno diverse spiegazioni. Io do la spiegazione che piace a me, perché sono più romantico di chi mi dice che sono dei simboli satanici. Non li vedo così, li vedo come creature del bosco,
sono degli ometti col cappello a punta rossa e hanno in mano una mazza. Qualcuno dice che mazza Murello derivi dal fatto che hanno la mazzocca in mano e fanno rumore. Qualcuno che ha a che fare con lo spagnolo, quindi è un dispettosello. E mazza Murello è questo. La cosa che mi interessa di più, perché l'ho usato io in quel racconto, che è un tramite tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. Infatti il racconto che ho scritto io è dedicato a mio nonno, quindi è un legame che attraverso il mazza Murello io racconto la vita, come alcuni episodi tra me e mio nonno. E un altro aspetto, come finisce la storia, io li sento ancora, è come dire che tutta quella magia che si sente da bambino, io la continuo a vivere e a raccontarla a voi. Il mazza Murello, così mi affascina il mazza Murello, oltre che è un tramite, è il fatto che giorni fa ho letto che gli gnomi scelgono il luogo, il mazza Murello sceglie la persona. Il mazza Murello riesce a capire chi sei, se hai il cuore candido, appunto, o se hai il cuore sporco. Il mazza Murello lo sa. E quando fa toc, 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 in base a chi sei, ti sta dicendo qualche cosa. Se sei un'anima sporca, ti sta facendo un dispetto, sta per farti un dispetto. Lui sta nei boschi, nelle case disabitate, ma anche dentro casa vostra. Quando avete mai sentito fare toc, toc, toc in casa, può darsi che sia un mazza Murello che sta dicendo qualche cosa. Invece se siete delle persone per bene, persone candide, lui lo sa. E può darsi che quel toc, toc, toc sia un regalo per voi, un messaggio positivo, anche un avvertimento. Occhio. Questo è il mazza Murello. Prima di continuare, però, mi ricollego a quello che ha detto lei del rogo, che siamo tutti pronti a fare roghi. Quando parlo di mostri, qua sono mostri, quindi pandafiche, queste cose qui, io dico sempre di viverli i mostri. I roghi cercate di evitarli, di non accenderli mai, però i mostri viveteli. I vostri mostri viveteli. Quando poi lascio agli ospiti, ma scappa questa cosa. Quando parliamo di pandafaga, ad esempio, così la pandafaga, sapete cos'è la pandafaga? La pandafaga, la conoscete? La pandafaga è la paralisi del sonno. Quando siete a letto la notte e vi svegliate, la mente è sveglia, il corpo non è sveglio, c'è un gap tra la fase REM, tra mente e corpo. Il corpo dorme e la mente no. Pensate di essere svegli, ma non lo siete, il corpo non si muove, quindi siete nel panico, avete paura, quindi cercate di muovervi, non riuscite a muovervi, cercate di urlare, ma aprite la bocca ma non esce niente, aprite la bocca e non esce niente, e questo è l'incubo. La pandafaga è l'incubo. Nella visione nostra, soprattutto in queste zone qua, è la fantasma. È la pandafaga, è un fantasma, la fantasma. Io immagino come una donna in bianco, vestita da sposa, che si mette sulle persone durante la notte e gli succhia il fiato. La pandafaga è una persona che in vita è stata cattivissima, oltre esternata, bestemmiando il giorno in cui è nato Gesù Cristo. Quindi è una persona cattiva. In questo caso mi viene facile fare il collegamento, dicevo prima, questo è un mostro. Come si fa a sconfiggere questo mostro? Essendo la paralisi del sonno, vi diranno di prendere coscienza che è la paralisi del sonno. Cioè voi dite, sto dormendo. Questa è scienza, sto dormendo. E vi addormentate. Nella cultura popolare abruzzese invece questo non è così, perché se è una pandafaga ed è un mostro, potete scegliere due tecniche, anzi tre tecniche. Potete distrarla, quindi mettere qualcosa da contare come qualsiasi altra strega, quindi la saggina messa dietro la porta per essere contata, i ceci da contare, i fagioli da contare, e questa è distrarla. Arriverà il giorno e lei scomparirà. Ma se già sopra di voi, che fate? Altra scelta, la volete uccidere o la volete fermare? Se la volete fermare, la afferrate per i capelli e lei vi dirà, chi ti in mano, cumba? E voi dite, no capelli, altrimenti lei resterà lì, direte crini di cavallo e lei scomparirà. Perché cumba? Cumba, ritorniamo a San Giovanni Battista, solo un affronto fatto a Cristo, cioè nascere la notte di Natale, solo una persona lo può salvarvi, perché Cristo perdona, San Giovanni no. E San Giovanni Battista,
chiamando la pantafaga mi chiamerà Kumba per dire, oh, mo siamo uniti e te, non mi fare più niente, perché il legame di comparaggio di Kumba è più forte di qualsiasi altro legame, del matrimonio, dei figli, di qualsiasi altro legame, è di sangue. Nella ritualistica di comparaggio spesso i riti dicono: se io ho una cosa e tu non ce l'hai, io te la darò a te. Se faccio qualcosa contro di male a te, io andrò all'inferno. Nei riti di comparaggio questa è la frase che si dice spesso. Quindi è più forte il comparaggio che il sangue. Quindi se la pandafica vi dice un vai per dirvi, oh, sono legato a te, non uccidermi, è questa per fermarla. Se la volete uccidere invece, distruggerla per sempre, dovete farle uscire del sangue. Meglio ancora, sono 9 gocce di sangue. E qui ritorno al fatto: se la pandafaga è la fase del sonno, e se avete coscienza dicendo è sonno, io sto dormendo e vi addormentate, così vi dico che i mostri, viveteli, gustateveli, i vostri mostri, viveteveli. E vedrete che resteranno con voi, ma saranno vostri alleati, come la pandafaga che vi chiamo Kumba. Quindi questa è una mia cosa dei mostri. Poi dobbiamo passare agli altri autori dei mostri. Allora, spesso si trovano dei cumuli di pietre in montagna. Hai dato mai caso? Io sempre pensato che fossero i contadini di montagna che zappando, trovano le pietre e le accantonavano sempre alla stessa parte, era normale, meccanico. Invece no. Quei cumuli di pietra facendo il succo proteggono delle anime perse, sono morti violenti, coperti di pietra. Quindi quando passate lì vi consiglio di metterci un sassolino su, altrimenti l'anima spersa prenderà e li butterà addosso. Ciò accade anche nelle grotte. E una di queste grotte è la grotta dello Scapigliato di Fabio Ferrante. Allora, la mia storia, diciamo che ho aderito a questo progetto perché l'Abruzzo Magico è un progetto che partiva già da un po' di tempo, e comunque la magia dell'Abruzzo è una cosa che ho condiviso sempre anche con David, sul fatto di amare questo territorio. Territorio che effettivamente è già di suo, per la sua conformazione territoriale, ha qualcosa di magico. Se pensiamo ai castelli, pensiamo anche agli stessi trabocchi sulla costa, comunque ha le sue magie. Quello che però io ho sempre amato un po' di più dell'Abruzzo sono proprio le montagne. Montagne che a loro volta hanno ancora di più dei misteri, dei racconti, delle storie da narrare. In montagne si sono nascosti i briganti, è stato territorio di eremiti, di santi, oltre alla cultura pastorale che ho vissuto nelle montagne. E su queste montagne si creano anche spesso dei misteri, dei miti e delle leggende, proprio perché la montagna di suo è già magica e misteriosa. Ci sono grotte, tante grotte, ognuna di queste spesso ha preso un nome, ha preso una storia di un mostro, di una leggenda, di una strega o di qualcosa di particolare. La grotta di cui abbiamo voluto raccontare è la grotta dello Scapigliato, che si trova vicino nell'alta valle Roveto, non sono le nostre montagne qui della Maiella, ma allo stesso modo quella è una zona altamente ricca di anfratti, grotte, comunque ognuna con la propria storia. Storia in realtà quella dello Scapigliato, della grotta dello Scapigliato, molto breve, nel senso che da ricerche non abbiamo trovato tanto, solo che era difesa da questa persona scura, capelli lunghi, quindi buttati in avanti, che ricoprono il volto, quindi da qui viene il nome Scapigliato. Come raccontare la storia? Proprio questa figura nera, questa figura ombrosa di questo personaggio a difesa di questo, che è un guerriero fondamentalmente a difesa di questa grotta, mi ha dato l'idea di fare un racconto nero, tra virgolette. E da qui parte la storia che si ambienta a Castellafiume, che è un paese sempre nell'Alta Marsica, vicina appunto ai Monti delle Pianezze, dove c'è la grotta dello Scapigliato,
In questa città il protagonista vive la sua vita in maniera regolare, in maniera tranquilla, in maniera quella tipica, classica dei paesi di montagna, quindi con le proprie, la propria quotidianità, la propria cadenza, i propri ritmi lenti. Questo viene sconvolto quando lui si trova, per motivi comunque legati alla sua attività nel paese, ad attraversare i monti delle pianezze per recarsi in un altro paese e si trova a doversi riparare nella grotta dello Scapigliato. Qui si trova testimone di un evento, tre ragazzi che entrano in questa grotta. Non si fa vedere, si nasconde, questi ragazzi escono dalla grotta, oddio, abbiamo trovato il tesoro e tornano al paese. Da qui la storia si cambia. I ritmi cambiano perché da qui il protagonista praticamente scopre il giorno dopo, non riesce a dormire quella notte perché pensa a questo evento che è capitato su nella grotta. Va in paese e si trova a scoprire che questi tre ragazzi sono stati uccisi. Allora inizia a chiedere come mai, come è successo, non si sa, sono stati trovati morti con le mani mozzate. Da qui il nostro protagonista inizia a vivere un turbinio di immagini, di ricordi, vive delle scene che non sono sue. Tant'è che va nella biblioteca della chiesa e trova una storia che è collegata a questa grotta, dove comunque c'era un guerriero che era andato a riprendersi il tesoro rubato ai potenti dell'epoca, che era stato nascosto in questa grotta. Lui non riesce a capire perché queste scene che vive non sono sue, però le vive come sue, rivive alcune scene, fino a quando in una casa di una di queste persone morte non trova una lettera, allora capisce che cosa è successo e quali sono, perché ha questi ricordi. E scoprirete poi nel racconto perché. Praticamente lo Scapigliato era tornato ad allungare la sua ombra sulla città. Una città che da allora ha mantenuto un paese, che da allora ha mantenuto un forte legame con questo Scapigliato. Tant'è che i bambini cantano una canzone, un ritornello mentre giocano, che è la luce ne già arrive per l'ombre del mondo, lo freddo e lo vento che manca da racconto, alla grotta nascosta ci sta lo tesoro, ma quando maledetta state che l'ora, a piarlo e rubarlo nessuno mai ci ha arrivato, perché ci sta lo fantasma, lo demonio scerrato. E con questa filastrocca che i bambini ripetono, perché comunque vivono a Castellafiume il legame con questa figura ombrosa che vive nella grotta e difende la grotta dal tesoro dei potenti, e ancor di più crea il suo legame con il paese di Castellafiume in un modo che, ahimè, dovete scoprire leggendo il racconto. Grazie. Infatti uno degli scopi di questo Abruzzo Magico, di questi testi, è anche far conoscere l'Abruzzo. Perché se io vi dico che la strega sta a Giulianova, penso di darvi anche un fascino di andare a scoprire come è fatta Giulianova. Se racconto a uno di un altro paese che una zona dell'Aquilano, cioè vicino a Opi, c'è una zona che si chiama Mazzamurelli, dico cos'è il Mazzamurello, penso che ti venga voglia di andare a vedere il Mazzamurello. La zona di Mazzamurelli, quindi anche un legame geografico che cerchiamo di attirare con questi testi, con questi libri. Un altro, a me sta parecchio, si preoccupa con questa faccia, perché qua parla di roghi. Io ho l'accendino in borsa. Un'altra cosa che non sapevo, questo libro delle miti si chiama Fate, Pandafica e Mazzamurelli, e prima di, come tutti i testi che sono qui, prima di iniziare si fa uno studio, si decidono le storie e quali sono i contenuti di queste storie, i contenuti veri di queste storie, e poi si dà al narratore. Una cosa che non sapevo, che ho mai sentita, che in Abruzzo ci fosse lupi mannari. Io non l'avevo mai sentito dai miei nonni, ma però sono l'unico che non ne ha mai sentito parlare di lupi mannari. La cosa che mi affascina, che trovando, diceva il sindaco di Finamore, lo chiama lupi ianar. La cosa che mi affascina tantissimo, perché le ianare sono le streghe di Benevento. Ma perché ianare? Sono dianare, quindi dianare, cioè legate alla dea Diana. Torniamo alle vecchie streghe, quindi anche il lupo diventa stregato, diventa lupo ianare. Mi affascia molto questo termine. Questo racconto del lupo mannaro l'ha scritto Laura Di Nicola,
era una nobildonna, non era una stella, era una nobildonna molto colta, laureata, era nata nel 1912. Era discendente di una famiglia decaduta, comunque è sempre stata una persona poco amante del passato, anzi era spinta verso il progresso. E era una persona colta, era un insegnante, ci teneva ad essere qualificata una persona colta. Questo perché probabilmente nella sua infanzia, nella grande casa di famiglia, circondata dai libri di suo padre, forse aveva sentito tante di queste storie da parte della servitù, delle persone del popolo che frequentavano la sua casa. L'altra mia nonna era eretica in un altro senso, nel senso che un giorno si trovò a combattere con il magano della zona e lei lo sfidò, ovviamente scommettendo la testa di mio padre. Mio padre oggi ha 92 anni, quindi devo dire che mia nonna ha vinto, altrimenti non saremmo qui a raccontare. Fondendo insieme queste cose, ho pensato agli scontri e ho pensato a un Abruzzo antico in cui la notte era nera veramente. Guardate là fuori, cioè, qui c'è un bosco bellissimo, però vedete, si baluginano le luci, ci si vede. Voi immaginate qualche secolo fa, ma anche all'inizio di questo secolo, del secolo breve, del Novecento, la notte era buia, l'inverno era freddo, era terribile. Quando tirava vento per le gole di popoli, fischiava. Immaginate di trovarvi fuori in quelle stagioni, per quelle stradicciole, che guardando la montagna, sembra che la montagna si è andata a nascondere, si è messa una coltre addosso, guardando i nostri alberi, che sono alberi contorti, non sono dritti come fusi, come i pini delle Alpi. E immaginate di essere una giovane, una ragazza del popolo, un bambino che magari ha perso il padre per colpa di un lupo. E immaginate di sentirli questi lupi. Ci credereste che uno di questi lupi può essere grande, gigantesco, cambiare forma, avere delle zanne e cercare di uccidere? Ci credereste che questo è un lupo stregato? Beh, io credo di sì. La storia del lupo ho scelto di raccontarla, e beh, decisamente nella stessa famiglia, il suo cugino. Ho scelto di raccontarla dal punto di vista di una persona colta che a queste cose non ci crede e sprezzantemente racconta la storia di Licaone, che è una storia che ci racconta, guarda caso, Ovidio, il poeta di Sulmona, che aveva fama di essere mago. E ve la faccio breve. Il canon delle storie greche è questo: l'uomo commette quello che noi cristianamente chiameremo un peccato, commette una iubris, una tracotanza, va oltre, trascende, commette un'impietà imperdonabile e qualcuno lo punisce in una maniera catartica, perché non esiste il concetto di penitenza, con l'ate è la reazione. Due parole piccolissime, noi siamo scrittori, guardate cosa comportano queste parole piccolissime, cosa sconvolgente. Nel caso di Licaone, Zeus decise di punirlo in una maniera spaventosa, punì l'intera umanità, la cancellò con un diluvio, salvando solo una coppia di persone virtuose. Ma questa storia ha poco effetto su un gruppo di persone che non vivono protette dalla cultura, da una bella casa, ma vivono appunto in un villaggio dove la notte si sentono gli ululati dei lupi e si sentono sempre vicini. E le persone di cui parlo sono persone semplici che vivono in questi paesi e che si trovano ad affrontare questo mostro leggendario. E nella mia storia lo sconfiggono, perché, come racconta la storia delle mie due nonne, alla fine le donne, gli uomini, diciamo, trovano sempre nella loro collaborazione, nel loro spirito, una maniera di, come diceva lui, vivetelo il mostro, affrontatelo, combattetelo, magari fatelo amico, usate la pietà, perché probabilmente questo mostro non è un empio che ha peccato, ma è una persona che ha
accanate disgraziate. E infatti la leggenda dice che se si commette sacrilegio, cioè si nasce la notte di Natale, se il bambino che nasce è una femmina potrebbe diventare una strega, perché ha peccato. Il giorno di Natale è consacrato a Nostro Signore. Dalla nascita, se è un maschio, diventerà un lupo mannaro. C'è un rito per evitarlo, naturalmente. Il rito non viene mai compiuto. E quindi questo lupo mannaro deve esistere. È una condizione tragica, ma nella mia storia io trovo la maniera di risolverla, anche perché la leggenda ci tramanda che esistono diversi modi per sconfiggere il lupo. Ma non ve li racconto, un po' perché non vi voglio turbare più di tanto, e un po' perché vedo lì fuori che c'è un po' di venticello. Come affrontare il lupo non ve lo vuole dire, non lo dico neanche io, però soprattutto si racconta sempre di donne, di mogli che si ritrovano fuori casa un lupo e spesso è il loro marito. Ci sono dei modi per affrontare questo lupo senza fargli del male, proteggendosi e proteggendolo, aspettando il mattino successivo. Però il rito prima il bambino, voglio dire, posso dire, se nasce un bambino il 24, la notte del 24, il 25, basterebbe fargli un segno di croce col fuoco per 3 notti sul piede e si solve e il lupo non ci sarà più. Un'altra storia, vi ho detto, ci sono le storie, i fatti veri e poi il narratore decide il contorno. Un contorno di questi si chiama Fara Filo Rumpetri, cioè è stata ambientata in questo paese da uno dei giornalisti più importanti d'Italia che vive qui, che è Angelo Marenzano. Grazie per il complimento. Grazie. Comunque anch'io ho accettato volentieri di collaborare a questa antologia, perché in qualche modo mi dava anche la possibilità di entrare un po' di più nello spirito abruzzese, visto che comunque vivo questa doppia vita, un po' piemontese e un po' abruzzese, e non ho ancora deciso bene che cosa farò da grande. Ma poi soprattutto perché la sfida si semplificava in qualche modo. Si semplificava perché in fondo, quando si parla di magia, si parla di quel filo che poi alla fine raccoglie un po' tutta la cultura magica italiana, in tutte le zone, in tutte le terre, laghi, montagne, mare, c'è comunque un riferimento popolare alla magia. Io personalmente in Piemonte faccio parte di un gruppo di una 15 di autori che si sono definiti gli Stran. Tradotto dal dialetto banalmente vuol dire gli strani, però lo strano nella cultura piemontese di magica è qualcosa che va al di là della semplice accettivazione. Faccio solo un cappello veloce per entrare in merito al racconto. In Piemonte sono 3 gli elementi magici per eccellenza. Primo, la nebbia. La nebbia è un contenitore di creature. Se poi associamo la nebbia alla galaverna, cioè quel fenomeno che rende cristallini tutti gli alberi e che alberi senza foglie, soprattutto in campagna, e gli aggiungi la nebbia, tu vedi quello che vuoi vedere, vedi quello che è dentro di te in quei momenti, e perderci in tante volte sento qualcuno, e magari anch'io, che si lamenta delle poche indicazioni di cui è dotato il territorio abruzzese, ma anche le campagne alessandrine non hanno quasi praticamente indicazioni, per cui se d'inverno ti trovi a una certa ora a muoverti da una cascina all'altra o cercare un paese, un paesello, una chiesa, sei pregato. Quella magia. Lì devi solo pregare se ci credi e cercare di cavartene in qualche modo. E queste creature esistono. Esistono perché noi le facciamo esistere. Quindi, e nel momento in cui le facciamo esistere, per anni, qualcuno le ha edulcorate con delle storie più o meno simpatiche, più o meno drammatiche. Poi esiste la fisica, dopo la nebbia arriva la fisica. La fisica è un rito che permette a
soprattutto a signori anziani, come si diceva prima parlando delle streghe, di dare la possibilità a qualcuno di ottenere qualcosa, oppure la possibilità di rafforzare se stessi per poter ottenere quello che si desidera. Il terzo elemento è il settimino. E qui ci siamo, e qui caschiamo nel nostro. Il settimino, poi non si capisce bene se è veramente uno che nasce, scusate, se è veramente uno che nasce in 7 mesi, oppure se è un matrimonio consumato 2 mesi prima della sua celebrazione, ma più poi alla fine i tempi e i modi sono quelli. Però il settimino da noi viene evocato spesso e volentieri, e nei paesi, ancora pochi anni fa, qualche decennio fa, vengono proprio identificati quasi anagraficamente, no? Per poter avere dei punti di riferimento con delle persone che potevano dare una mano nel bene e nel male, soprattutto muovendosi sul piano sanitario, per poter ottenere qualcosa. Quindi il settimino che ti fa passare mal di testa, che sono le cose che sappiamo e che dicevamo prima. Quindi ho pensato che il settimino poteva già essere un elemento del mio racconto. E l'altro elemento qual è? Io abito ai Fonzoni, e non ho dei nonni che mi raccontano le storie, però c'è un vicino di casa che mi racconta molto. Quindi io non so quanto ci sia di vero, quanto ci sia anche lì di scolpito per creare una forma migliore. Scopro che il 9 agosto, scusate, il 9 di giugno del 44, i tedeschi lasciano Guardia Greve, si ritirano, arrivano a fare figlio con Petri e occupano, casualmente, o guarda caso, la casa dove abito io. È sul Pagnotto, quindi hanno la possibilità di vedere. E visto, come dicevo la scorsa settimana, parlando del giallo, il mio riferimento è la storia di quel periodo, è la storia dell'Alessandria nel 44, 45, 47, 36, eccetera, eccetera. Sono questi gli anni in cui io mi muovo, ho pensato che forse c'era qualcosa di magico anche questo, cioè la magia che mi viene incontro, il settimino e casualmente questa occasione storica di poter raccontare un evento che mi riguarda direttamente. Nel mio letto ha dormito il comandante tedesco, forse non è vero, però mi fa piacere pensare. E mi fa piacere pensare che esiste un bimbo che ho chiamato Romeo, che orfano, settimino, che orfano del padre che è stato fucilato dai tedeschi vicino all'Aquila, quando sente dallo zio parrucchiere, barbiere, la voce del comandante tedesco, decide di vendicarsi. E come si vendica? Si vendica andando a farsi raccontare nuovamente la storia del basilisco. C'è un viandante che passa, si va a far tagliare i capelli quando i capelli sono troppo stopposi, e ogni volta racconta delle storie a questo bambino. Il bambino recupera questa storia del basilisco e ci prova. E quindi prende il suo gallo, lo fa fetare, se dico giusto, il dialetto abruzzese. Perché poi lui è stato il mio correttore di bozze, lui mi ha corretto il dialetto. Assurdo. Beh, posso dirti, se qualcuno ha avuto modo di leggere i miei libri, vedrà che ci sono anche lì delle frasi in dialetto alessandrino. Io ho un correttore di dialetto alessandrino. Posso dire che è calabrese? Questo, quindi anche questo è un po' particolare. Quindi il bambino prende questo gallo, lo fa fetare, aspetta lo schiudimento dell'uovo per far uscire questo esserino con le 3 teste e i 6 occhi. Potenza del basilisco è quella di pietrificare la persona che lo guarda. E quindi il comandante tedesco viene pietrificato. Non vado oltre, qui siamo a metà del racconto, c'è poi un proseguio ovviamente i tedeschi mal digeriscono che il loro comandante finisca di sasso sul basilisco. E quindi c'è un movimento d'azione che poi non sto a raccontare, chi lo legge poi avrà il piacere. Il basilisco, tanto per rifarmi alle cose dette prima,
c'è un caso in Piemonte, quindi anche lì, e mi è piaciuta anche questa cosa di individuare un elemento dove in Piemonte solo in una zona particolare se ne parla, e quindi qualcuno sostiene di averlo visto, però poi ci si chiede, ma si pietrifica, come fai ad averlo visto? Di dietro. Questo è niente. È tanto mistero. E poi lei si avvicinava, una carezza sulla guancia, una sulla fronte. I suoi occhi seri, serissimi, di chi sta pensando qualcosa ma vuole rassicurarti con gli occhi. State tranquillo, nonna Sé, che mo passa tutto. E iniziava il rito, la mano delicatamente appoggiata sulla fronte, quasi solo a sfiorarla, mentre con il pollice disegnava croci tra i miei occhi. In un sussurro, in un filo di voce, la sua magica preghiera che mi avrebbe protetto e guarita. Tre occhi da ducchiate, tutti li sante da aiutate, chitarisce da maravigliate. Già, per mia nonna io ero una meravigliosa bambina da invidiare, tanto da essere meravigliata. Nel nome del Padre, di Fiolo e di Spirito Santo, migli, malocchi, meraviglio, invacchiunnanzi. Poi, delle gocce di olio in un piatto pieno d'acqua e con due coltelli incrociati immersi. Tre sbadigli che attraverso la sua bocca cacciavano da me la cattiveria e l'invidia. Tre sbadigli, e il suo viso si rasserenava. Ne era certa, la sua nipotina sarebbe stato meglio ora. Le sue carenze, il suo viso premuroso e fiero, e io ero serena. Il suo bacio sulla fronte, e io ero felice. Descritto in questo piccolo racconto è il rito del malocchio. Ci sono tantissime ritualistiche, questa è una che ci piaceva sul fatto che c'è la maraviglia, che non ho mai sentito, mi piaceva. Maravigliare significa quasi adducchiare, cioè fare il malocchio. Quindi il rito era questo praticamente: c'è qualcuno che per invidia ti emana una carica negativa, volendo o non volendo, ti causa malessere. E a questo punto interveniva la nonna: nonna, sei di qua, come ti dice un malocchio? E ti diceva il malocchio. Voi immaginate la nonna che vi accarezza il viso, che vi fa sulla fronte così, e le fa questo rito. Ovviamente, come dicevo prima, chiama la Trinità in campo, e lei stessa, strega fattucchiera di casalinga, vuole buttare fuori il malocchio, scaccia l'invidia, scaccia un malocchio, però sempre in nome della Trinità. Poi il rito, volendo, si poteva continuare con l'acqua e olio. Meglio sarebbe stato se l'olio veniva preso dall'alluminio, quello che guardate, l'alluminio, quello fatto a barchetta, con lo stoppino, perché il ferro era fondamentale, quindi veniva preso l'olio in questo lumino, messo nel catino, se l'occhio diventava unito c'era il malocchio, se no piccoli occhi no. Quindi qual è la simbologia, qual è il rito di spersimpatia? Tagliare l'occhio, tagliare il malocchio, quindi quel coltello, quel forno, le forbici, devono attagliare l'occhio. Ancora più bello simbolicamente, quello di prendere il catino d'acqua e buttarlo dietro al camino, perché passando sul fuoco l'acqua si purifica, il malocchio si toglie, arriva sul fondo del camino, non può tornare più indietro perché c'è il fuoco davanti. Adesso questo è un po' più complesso fare, però già pensate di fare questo catino e scaraventare l'acqua, simbolicamente quanto è forte, cioè io sto buttando via tutta la negatività che c'è. Crederci o non crederci, però simbolicamente, insomma, ha una certa efficacia. Poi voglio collegare alcune cose che ha detto Angelo Valenzana parlando di coincidenze. Soprattutto la Miglia, storia strega d'Abruzzo, è nato per delle coincidenze assurde, ripetute in continuazione, sono proseguita, poi non ve lo racconto, facciamo un'altra presentazione, se no, altre coincidenze assurde, ed è nato il libro La Miglia. Nelle presentazioni sono successe cose senza poi puntare, però siamo andati avanti ed è nato da coincidenze, quasi come se dovesse per forza nascere. Sembra una sciocchezza, però è successo non una volta, ma tantissime volte. Anche dando i racconti per i miti,
sono trovato spesso a trovare delle coincidenze assurde alla persona a quale consegnavo la storia. Molti questi due libri sono nati giù per giù verso, sono iniziati a essere lavorati verso settembre, ottobre. Questa volta abbiamo iniziato Streghe 2 ad agosto, perché è successo il finimondo ad agosto. Dico solo due episodi. Qualcuno mi contatta e mi dice di leggere un libro di una scrittrice abruzzese che parla pure lei di streghe e di fate. Lo leggo, chiamo questa ragazza molto brava, dico: ma tu hai descritto tre persone, gli hai messo nome Carmina, gli hai messo nome Giuseppina e gli hai messo nome Antonietta. Sono la mia bisnonna, mia nonna e mia madre. Lei mi ha detto, a me è esattamente il contrario, è la mia bisnonna, mia nonna e mia madre. E ha detto, tu devi scrivere un racconto per me. Visto che queste storie sono vere, sono ambientate a Gisti, mi riparli di queste due streghe, che lei chiama sì, quelli della notte, quelli della buonasera, si chiamano a Gisti, e inizia questo racconto. Già è iniziato ad agosto per questo fatto per me straordinario. Cioè lei mi racconta tre personaggi in ordine, che sono i miei nonna, mamma e bisnonna. Mentre pensavo, io avevo in mente poi, sono due racconti di un famoso scrittore Tino Buzzati, che ha testimoniato negli anni 60, se non ricordo male, alcuni fatti magici successi in Abruzzo. Guarda caso, in quel libro che ha una decina di storie, due storie sono abruzzesi, guarda caso, perché? Perché siamo un popolo di stregone, che anche se ne ingolla il vento. Avevo in mente queste due storie e volevo dare una storia a un altro scrittore. E il giorno in cui stavo pensando come dirglielo, come io spesso faccio così, alla scrittrice, allo scrittore, gli racconto io una storia, dice, ti immagini stai sul lungomare, adesso sta piovendo, c'è una nave che torna e tu vedi un fantasma da te che urla, raccontami. E sto prendendo la frase da dirlo. E lui contemporaneamente pubblica su Facebook quella storia là riassunta, ha detto no, non ci posso credere, iniziamo Streghe 2. Ah, poi lui è l'altro scrittore che è Andrea La Rovere, che sarà in Streghe 2. Peggio per te a supportarmi. Poi dobbiamo concludere questa serata e le vorrei concludere sempre con le magare, perché abbiamo parlato di miti, di streghe di tempi lontani, le nonne ne abbiamo parlato abbondantemente, vorrei raccontarvi una storia di magare. Anche qui per farvi capire che il mostro non è la strega, ma il mostro è la comunità. Fino adesso abbiamo visto questo, che il mostro non è il mostro, è ciò che c'è attorno. Allora, questa qua è una signora, come tante, magare, povera, che sapeva fare qualcosa, come vi ho detto prima, sapeva dire il malocchio, sapeva usare le erbe, e molte persone si rivolgevano a lei per questo, e arrivano, voleva in cambio, non che voleva in cambio. Veniva ripagata con un pezzetto di pane, con due patate, un pezzetto di carne, e così proseguiva la sua vita. Un giorno la sua carissima amica scopre, dopo anni e anni e anni, di non poter aver figli. Ma è possibile in una coppia, mettiamo di qualche decennio fa, perché non può avere figli? È colpa del marito? Ma quasi impossibile che sia colpa del marito che non possa avere figli quella coppia, quindi è colpa della moglie. Ma perché è colpa della moglie? Sicuramente non è un fatto fisico, qualcuno ha fatto qualche legamento. E quindi partono da questo paesetto dell'Aquilano, verso la città più grande, credo, era un quartiere dell'Aquila, quindi vanno a un'altra parte dell'Aquila a consultare la maga famosa della zona, una fattucchiera. La fattucchiera, che in questo caso secondo me non era una strega, ma era un embrione, le disse se è stato fatto un legamento, e per risolvere questo legamento, per avere figli, devi semplicemente annullare il punto del legamento, cioè chi ti ha fatto il legamento. Bastava uccidere semplicemente chi ti ha fatto il legamento. Torna in paese, ne parla, se ne discute. E chi può essere a fare un legamento così forte se non la mia cara amica che toglie il malocchio e usa le erbe? E anche secondo Maria, questa persona non poteva avere figli, la colpa poteva essere del Sifilumene, cioè questa signora che sapeva dire il malocchio. Da qui il passo è breve. Se io lo dico a una persona,
l'altra dirà un altro, l'altra dirà un altro, e il quartiere dove viveva il Zaffo Lumena, tutti sanno e sono coscienti e lo sanno per certezza che il legamento a Maria Benefà e l'ha fatto Zaffo Lumena, la sua carissima amica, che non aveva nessun interesse a farglielo. Sta di fatto che una notte va a dormire Zaffo Lumena, cioè sulla sua povera casa, e il mattino dopo, come sempre, doveva succedere che il fumo dal comino uscisse, non uscì alla mattina, tarda mattinata, e allora qualcuno si preoccupò e entrò dentro la casa di Zaffo Lumena. Questa storia è tratta da atti processuali per omicidio. Entrarono in questa stanza e c'era Zaffo Lumena, questa pericolosissima strega, per terra, con una, non ricordo, ma una settantina di coltellate, di cui il taglio era diverso, la forza d'impatto era diversa, quindi aveva avuto 70 coltellate da decine di persone. Quindi tutto il paese è buono, era riversato nella casa di questa cattivissima strega e l'aveva uccisa. Perché? Non si sa. La cosa che mi piace adesso, non so, in questo caso lo confesso, se sono atti processuali, perché la storia l'ha scritto Maria Esther Graziano, o è la sua narrazione, però una narrazione, se è narrazione, che a me affascina, e lei descrive il funerale. Un funerale bellissimo, tutti partecipano a quella santa donna, quella buona femmina, del Zaffo Lumena. Nella processione tutti ne decantano le qualità, cioè, ma fate bene a tanta gente, ha fatto partorire quella, ha lavato mal di goccia a tanta gente, ha fatto levare il mal di testa a quello, il mal di ginocchio a quello, una bravissima femmina, dice uno, però all'amica sua, lo sai che è successo, dove. Quindi andò buona, non era, e non ti racconto che è successo a me, ti racconto che è successo a me, che l'ha fatto a me, dopo non ne parliamo più. No, e a me, che mi dice a me? A me ancora peggio ha fatto, hai visto? E non solo, l'ultima della fila dice, non solo, c'è sta pure arricchita a farsi cose, ma come, è povero, non c'ha niente, ma si è mai visto un sacco davanti al focolare? Un sacco, dice un altro, ma quale sacco? Era un sacco di patate, l'altro dice, no, ma quale patate? Erano due sacchi di mele, fresche, ma voi non sapete niente allora. Quale mele? Quale pere? Erano due sacchi pieni, zeppi d'oro e di soldi. Sta di fatto che pare che tra gli atti processuali quel sacco, quei due sacchi pieni d'oro, era una mezza sacchetta di cartoni. Questo per dirvi chi sono le streghe e chi sono i mostri. Ecco, questo vi ringrazio e vi invito a vivere in un mondo un po' più razionale, di abbandonare un po' la razionalità e la materia e di vivere e viaggiare verso l'irrazionale nella magia e soprattutto nell'Abruzzo magico, che è il mio onore di rappresentare. Vi ringrazio dell'attenzione. Appena avremo delle notizie certe, vi faremo sapere. Ringrazio il signor il dottor Sorconelli per l'idea di queste serate, e speriamo che l'anno prossimo, in un periodo diciamo di normalità, queste serate si possano ripetere organizzate logicamente. In un modo un po' più, diciamo, pubblicizzato, diciamo.
Grazie. Grazie a voi.